Signori e signore di Italian Fight Magazine, Conor McGregor contro Chandler. Stavolta in veste di coach per allenare promesse dello sport e veterani che hanno avuto qualche incidente di percorso ad entrare nella lega di MMA più famosa e prestigiosa al mondo, la UFC di Dana White. Se non avete visto l'ultimo video riepilogo dell'episodio 1 dell'Ultimate Fighter, correte nel link in descrizione e dategli un'occhiata. Io sono Massimo Belù, l'italiano più americano del web, e oggi si parla del reality più amato dagli americani che seguono lo zio Dana White in tutte le sue folli ma geniali idee di promozione dello sport. L'episodio si apre con un fight previsto tra Bantamweight, quindi Timur Valiev Daghestano contro Trevor Wells. Timur Valiev si trova nel team di veterani di Chandler, mentre Trevor Wells si trova nel team di promesse di Conor McGregor. Lo show parte nel confessionale dove Valiev sorride dicendo che sarà un'esperienza strana dover combattere contro quello che è stato ed è il suo compagno di stanza nella villa Tuff, che poi in inglese si pronuncia in un'altra maniera, ma noi italiani l'inglese, ma che ce ne frega. Trevor invece dice che ormai tra questi daghestani si è creata questa storia, che hanno una forza fuori dal comune, guardate i vari Khamzat, Khabib e tutta la lista che viene. Ma lui dice che non è spaventato di nulla e nessuno. Mi pare di averla già sentita questa, però andiamo avanti. C'è un cambio di scena, si vede il dottore della TAF che parla con Wells e gli dice che non sarà in grado di combattere almeno per questa settimana. Wells ha contratto un herpes dovuto allo stress che potrebbe poter contagiare i suoi compagni di squadra, gli avversari e rovinare la competizione per tutti. Quindi il fight viene posticipato. Chandler deve dare la notizia al suo fighter daghestano. I due dovranno rifare il peso e subentra un problema. Chi combatte? Arriva lo zio Dana White, il boss, il capo supremo, e dice che un combattimento si troverà. Ci dovrà pensare, ma succederà. Intanto si arriva alla casa Taff e c'è un po' di dramma. Infatti c'è un litigio tra Landon Quinones, lightweight, e Roosevelt Roberts. Quello che si vede è il classico nonnismo da parte di Roberts, che ha già partecipato in qualche incontro di MMA nella UFC, sul più giovane Quinones, che è quindi più inesperto in questo settore. I due sono in cucina quando Roberts e Quinones si imbattono in un botta e risposta oggettivamente su niente. Roberts è infastidito da Quinones, inizia a dirgli che lo infastidisce la sua voce, che lui è appena arrivato nel mondo dell'MMA e che quindi è bene che non appoggi i talloni per terra. Quinones, ferito un po' nell'orgoglio, risponde con quell'aria provocatoria del ragazzo più giovane. A questo punto però Roberts non ne ha più e fa escalare la situazione molto velocemente, dicendo di voler risolverla con le mani in quel momento. Quinones saggiamente rimanda l'appuntamento nell'ottagono e regala la soddisfazione a Roberts di aver vinto lo scontro testosteronico. Nel concessionario però Quinones dice chiaramente: se fosse stato un grande fighter, la UFC non lo avrebbe scartato in primis. Vedremo se i due si affronteranno e che cosa succederà. Intanto Dana White riesce, arriva a una decisione. L'incontro sarà tra Mando Gutierrez e Colby Gibson. Mando Gutierrez è una promessa con 7 combattimenti, 7 vittorie tra gli amatori. È stato chiamato da Dana White nella Contender Series, dove tra l'altro aveva combattuto, aveva dimostrato talento, ma non era stato abbastanza. Dana White gli ha voluto dare una seconda chance. McGregor dice che Gutierrez ha un ottimo striking e wrestling. Infatti si vede una serie di allenamenti con Conor e Gutierrez, Conor che cerca di dargli i consigli migliori per poi affrontare quello che è un combattimento fondamentale per andare avanti nella competizione. Post allenamento, Gutierrez guarda McGregor e gli dice: ma come fai a gestire tutta questa pressione, soprattutto te che riempi le arene? Conor dice che essenzialmente bisogna ricordarsi che è un gioco, basta rendere le cose complicate più semplici. E poi dice di verbalizzare il tuo goal, guardarsi allo specchio e dire che sarai campione. Queste sono tecniche del vecchio Conor McGregor che
a verbalizzare, bravo, su questo non c'è discorso. Dall'altra parte invece studiamo Colby Gibson, 27 combattimenti, 19 vittorie, 8 sconfitte. Ha combattuto anche l'attuale campione dei bantamweight, Sterling Aliamin, perse l'incontro nonostante sembrò di poter tenere botta, almeno inizialmente. Fu tagliato fuori dalla UFC e lui si definisce un fighter che non ti fa rifiatare, cioè uno di quelli che non smette mai di pressare. Chandler dice che Gibson ha un set di skill molto importanti e dice che questa è la più grande seconda chance che potesse avere, non può sprecarla. Poi si arriva a una fase dello show in cui ovviamente la produzione ci tiene ad umanizzare un po' i fighter, c'è questo bel dialogo tra Chandler e Gibson nel quale si riesce a vedere la persona al di là del fighter. Gibson che ferma Chandler dopo l'allenamento, lui sa che Chandler ha adottato due figli e dice: ah, anch'io sono stato adottato quando avevo 2 anni, mia madre aveva 16 anni e mio padre 18, fui mandato nell'orfanotrofio con il fratello e fui adottato da una famiglia che viveva in California quando avevo 2 anni. Dall'altra parte invece abbiamo Mando Gutierrez, anche lui inizia a parlare della famiglia, è un ragazzo di Chicago, famiglia però messicana che ha dato lui l'esempio del lavoro. Ora vive in Michigan con 2 fratelli e la fidanzata, immagino come deve essere contenta la fidanzata, lui è un wrestler, si allena con il fratello più piccolo che a quanto pare è anche il suo compagno di sparring, è stato un fan dello show dell'Ultimate Fighter dalla stagione 1 e ora sta vivendo il sogno perché è lui il protagonista della scena. Ulteriore cambio di scena, entra nella casa del tough Conor McGregor che inizia un po' a fare il personaggio in mezzo a tutti quelli della sua squadra e si fa tagliare i capelli da Gutierrez che a quanto pare fa il barbiere per insomma fare un pochino di soldi nel mentre che si allena per diventare un lottatore professionista. McGregor lo conosciamo tutti, è il mago dell'intrattenimento, fa bere a tutti Proper 12 e il resto è storia. Bellissima citazione di McGregor: ricordatevi del momento in cui morivate per essere qui, siete qui, sorridete. Ed ha ragione, perché questi sono ragazzi che hanno fatto tanta strada per arrivare al punto in cui sono e ogni momento di questa competizione è decisivo per stabilire quale sarà il futuro di questi fighter. Si va al weight in, tutti e 2 i fighter riescono a completare il peso perfettamente, professionalmente. Inizia il combattimento, di wrestling se ne fa poco, Gutierrez sembra soffrire un po' di più nonostante il combattimento pare equilibrato. Arriva però una grandissima ginocchiata sulla faccia di Gutierrez da parte di Gibson che lo manda al tappeto. Gutierrez finisce l'incontro tra le lacrime e dice una frase bellissima che tanti appassionati dello sport, non solo dell'MMA, dovrebbero sempre tenere in mente. Lui dice nel confessionale: amo questo gioco, ma delle volte questo gioco non mi ama. Conor McGregor lo guarda e gli dice un'altra cosa molto bella: non è finita finché non vinciamo, non arrenderti. Così si conclude la seconda puntata dell'Ultimate Fighter. Io sono Max Belù, l'italiano più americano del web, sempre in collaborazione con Italian Fight Magazine, perché sì, stiamo parlando del più grande canale di MMA che parla italiano.